Il periodo era dal 20 gennaio in poi, Perché in fino al questo? 20 febbraio, perché la vegetazione era ferma e la canna durava tanto, non si camugliava, non si faceva e durava di porto, mentre se a tagli prima, come dire, si camuglia, c'era il periodo quando praticamente la canna si tagliava per chi deve servire, a chi ci serviva per i soffitti, per i case, la tagliavano in queste periodo, no? Chi ci serviva per campagna, cosa conta, la potevano tagliare con la neve, diciamo, non c'era metodo. Difatti notiamo che a distanza di 100 anni alcune case, alcune dimore antiche hanno ancora intatte le canne, ma durano davvero così Io tanto? qui, vicino a mia, sdrupano una casa, non sdrupano, ristrutturano, va bene, secolare, aveva quanto secolo, e c'erano i canne, messo i canne perfette, dopo tanti secoli, erano lucide, pulite come Ne questo. prendiamo una, quindi facciamo vedere. Allora, il trattamento da fare per far sì che durino 100 anni, 150 anni, qual era? Cosa Il trattamento, si faceva? ora lo spiego io. Prendete carta e penna, uno dei video più interessanti di sempre, con queste spiegazioni uniche, mai ascoltate prima. I tetti delle case di una volta, con le Doveva canne. lavorare pure la canna, non è quanto pigliava, facevamo. Va bene, questa è la canna, insomma, pigliamo la canna, va bene, si doveva fare questo lavoro. Questa è una canna così, ma quella è una canna, insomma, ma quella è di conto, va, cioè, questo non è che è canna di conto di chi deve fare. Anche perché quella era gennaio. Noi siamo a luglio. Vede? Ma rievochiamo quel momento. Questo doveva essere pulito così. Senza tutto questo E dopodiché era pronta per essere. qua. Per quello che voleva, si poteva mettere. Si attaccava con l'accio, si attaccava con i puntini, si metteva materiale dentro, si faceva. Non vi era il cemento. Quale materiale No, veniva utilizzato? carce. Tanto c'era la cavoce, chiamavamo la cavoce in dialetto, ma c'era la carce, insomma, delle cose. Ci mettevano la carce in tuo mento, insomma, e facevano i pareti di questa maniera. Poi, dentro ci mettevano, e poi di faccia ci mettevano sempre la carce impiccicata. Così. Ricorda quei momenti, Io ricorda. il ricordo fatto, il ricordo qualcuna che facevano questo lavoro, ma quel lavoro, insomma, grosso, non me lo ricordo, queste cose. Il passato, cosa deve insegnarci oggi? Ci sono tante cose che si possono insegnare e che ce n'è nessuno che se le impara. Questo posso dire. Di altro non è che c'è da. Questo capo, quello che ho vissuto della mia vita, praticamente. Queste mani quanto hanno faticato, quanto hanno lavorato? Non conoscevo un fenatore. Perché sono nato, te conosci. Parla in dialetto, ma da scusare. Assolutamente, noi invece vogliamo che parla in Devo parlare in dialetto. dialetto perché. Anzi, conosce qualche poesia in siciliano, qualche. No, non era poeta qui. E allora ci parli in siciliano. Quindi, A come viene, no? andiamo a vedere allora gli animali? Andiamo. Parliamo in siciliano e andiamo a scoprirli con il Ah, presidente della questo. Prologo che Guardate che belle salutiamo. melanzane. Questo è il Benvenuti, fabbisogno. Il guardate che fabbisogno melanzane che che ha. mangiamo, Mangiamo, insomma, oggi, insomma, porta a casa, insomma, un po' di peperone pure se posso. dall'orto alla Poi tavola. abbiamo i pomodoro, Faccio guardate dei che bei pomodoro. pomodori che ci sono là. Ancora il pomodoro, questo è un fabbisogno della Casa. famiglia, va. Non c'è una quantità. E quando si siede a tavola, cosa mangia? Eccellenze, qualità, prodotti Quello e sicuri e genuini. genuini. Prodotto che produco io, quello insomma fa bisogno che, come dire, che non abbiamo il cattamo. Lo compriamo, va, cattamo. Cosa diciamo ai giovani? Come salutiamo con questo video? Come ci salutiamo? Con quale auspicio? Con quale augurio? Una buona fortuna.
è una buona vita, si creano il lavoro che desiderano io. Mi se lo creano, il lavoro, quello che sanno fare loro. Di altro non ci posso dire altro. Grazie, quando, è stato un piacere. Quando, vuol dire... Ok, questo è un altro.